State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Buongiorno Marco Rossi. Ciao a tutti. Ciao Marco. Come va? Come stai? Benissimo, grazie, benissimo. Adesso che è arrivata finalmente l'estate, va bene. Siamo veramente scatenati questa mattina perché esatto. abbiamo parlato di Dirty Talking. Prima che ti facciamo la domanda della Cupipino, ma funziona veramente il Dirty Talking? Dizi le cose mentre si fa sesso? Le parolacce? Ma funziona sì, allora diciamo che ci sono alcune persone che ne sono disturbate, ma se no è un potente afrodisiaco, dà una carica eccitatoria che effettivamente è particolare, per cui io non sono assolutamente negativo, però come in tante cose della sessualità bisogna sempre andare d'accordo. Ecco, certo, per forza, se lo fai da solo. Allora, invece ci scrive Adriana stamattina. E dice, da pochi giorni ho avuto un bambino, vorrei sapere cosa ne pensa sulla circoncisione. Ah, visto che ha meno secrezione, quindi mi sembra più profumato, mio marito dice che invece lo supponiamo un dolore inutile, la religione non c'entra nulla. Cosa ci dici? Ma allora, è una domanda molto molto interessante, perché effettivamente è un problema che alcune mamme, nuove mamme si pongono. Ma diciamo che ci sono due cose che propendono, e quindi anche qua anch'io sono al di fuori della questione religiose, ma che propendono per che la circoncisione sia qualcosa di positivo, perché si è visto che le persone che sono circoncise hanno meno incidenza di tumori del pene. E seconda questione, la circoncisione allunga i tempi di raggiungimento dell'orgasmo nell'uomo, per cui di solito io per un attimo ho pensato allunga il pene dell'uomo e ecco là tutti circoncisi. No, però allunga i tempi, per cui di solito non sono le persone circoncise di solito non hanno l'eiaculazione precoce. Ah, lo vedi, dirmelo prima, mannaggia, mi hai fatto fare 40 anni così. Ma come mai questa cosa? Forse per una questione di sensibilità ridotta. Bravissimo, proprio per una questione di sensibilità, perché la circoncisione diminuisce la sensibilità del glande e quindi allunga i tempi. Tant'è vero che spesso si fa la circoncisione anche come terapia per certi casi di eiaculazione precoce. Ah, lo vedi? Quante cose scopriamo? Quindi adesso il prossimo spot di quei due cerini. Cioè, lui si accende subito e lei dice, tagliatelo! E quindi volendo anche per, ad Adriana dice, anche per il futuro di tuo figlio, sì, circoncisione sì. La circoncisione, io sono positivo a questo, anche se poi nel nostro paese è poco praticata, mentre molto più praticata ad esempio in America, no? Sì. Però io sono fondamentalmente positivo. Bene. Libera scelta a ognuno. Grazie mille Marco Rossi, noi ovviamente ricordiamo il tuo blog, il tuo sito internet marcorossi.it. Esatto. E ovviamente se volete fare delle domande potete scrivere direttamente a noi che giriamo il tutto 3355 800 626. Grazie Marco. Ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. M2O.